Ieri e oggi chiuso il mercato etnico di Pescara poiché i cittadini musulmani festeggiano la fine del Ramadan e tornano a chiedere una moschea nell'area metropolitana. Oggi la comunità musulmana che in Abruzzo conta migliaia di persone festeggia la fine del Ramadan, il mese di digiuno osservato dai fedeli. Siamo andati a Montesilvano dove si è ritrovata una parte di musulmani, in particolare senegalesi, che dopo le preghiere si sono riuniti in famiglia per una grande festa. L'imam di Pescara si rivolge ai cittadini condannando fermamente ogni atto di violenza e definendo l'Islam come una religione di pace. I più chiedono la realizzazione di una moschea in zona lungo la costa, magari a Pescara, dove potersi ritrovare le varie etnie unite dalla stessa religione. Già c'era un progetto, ci dicono alcuni fedeli, qualche anno fa con il sindaco di Montesilvano Di Mattia, che aveva messo a disposizione alcuni terreni e i cittadini musulmani avevano avviato una raccolta di fondi, ma da allora nulla di fatto. A parte il teramano, ci spiegano, non esiste un luogo di culto unico nel resto dell'Abruzzo e i musulmani vorrebbero proprio questo. Alla telecamera di Andrea Berardinelli ascoltiamo Max. Perciò oggi noi su al mercato l'abbiamo chiuso perché noi quel preghiera l'abbiamo dato molto importante. Allora, quando arriva quel giorno, noi tutti quanti lasciamo tutte le attività e veniamo a pregare, a salutarsi, a tutti quanti ringraziare tra di noi anche il popolo senegalese, anche il popolo italiano, perciò noi siamo qui oggi. Solo che va bene, oggi qui, come oggi siamo noi solo senegalesi che abbiamo venuto qui a pregare, però altri posti poi ci sono altri che vanno anche a pregare, però non abbiamo ancora un luogo proprio per il musulmano che tu ogni mattina puoi andare lì a pregare appartiene a noi. Noi siamo aspettati ancora, noi chiediamo un appello. Non solo a Pescara, non solo a Montesilvano, chiediamo anche a Pescara in Abruzzo, perché noi veramente ci serve un posto proprio per noi musulmani, ci andiamo a pregare, ci andiamo a fare tutte le cose nostre. La religione musulmana, quella è una religione che fa pacifica, perché noi come adesso, tu senti molti che dicono la religione musulmana porta il terrorismo. Io, secondo me, non sono d'accordo per questo. La religione musulmana è una religione che ti porta veramente proprio da Dio. La religione di pace è una religione pacifica, è una religione che a noi ci porta molto bene.